Sono milioni le persone scese in piazza la sera del 31 dicembre per dare il benvenuto al 2016. Celebrazioni annullate a Bruxelles, capitali blindate dopo i recenti allarmi su possibili attentati. A Parigi folla sugli Champs-Élysées, niente fuochi ma giochi di luci sull'Arco di Trionfo. Con i rintocchi del Big Ben anche Londra saluta il nuovo anno. Oltre 100.000 le persone accanto a London Eye per ammirare i fuochi d'artificio sul Tamigi. A Mosca cittadini a passeggio lungo la Moscova, poi i tradizionali fuochi sul Cremlino. Al Cairo grandi celebrazioni sullo sfondo suggestivo delle piramidi. E tra i primi a festeggiare, dopo la Polinesia e la Nuova Zelanda, è stata l'Australia, con spettacoli pirotecnici che hanno illuminato la baia di Sydney. In Cina folla in piazza Tiananmen a Pechino, spettacolo di danze e canti nella città proibita, antica sede imperiale. In Corea del Nord l'entusiasmo per il nuovo anno ha avuto il volto di un'annunciatrice TV.